siamo a Ponzano, siamo in una meraviglioso qua pianura, in questo pascolo dove pascolare e si diventa un po' tutti anche più, sentiamo la pace, la serenità, e però qui siamo per un corso con certo. Matteo Mancini, dottor Matteo Mancini, ecco qua c'è questo seminario. Sì, c'è questo corso di sì. Pascolamento razionale Voisin col professor Luis Carlos Pinheiro Machado, che è un professore brasiliano che ha ormai 60 anni di esperienza nel settore, e abbiamo portato il professore qui a Ponzano perché qui probabilmente si sta verificando una delle prime, forse la prima in assoluto azienda in Italia che applica questo sistema di pascolamento, che è un sistema molto diverso rispetto a quello che si fa nelle nostre colline, nelle nostre montagne, in cui il pascolo è brado e lasciato andare un po' per conto suo, mentre qui si fa un pascolo appunto razionale, in cui attraverso l'utilizzo degli animali si aumenta la produttività dei pascoli e aumenta anche la qualità del prodotto animale, quindi della carne o del latte. Possiamo chiedere una valutazione su questo meraviglioso pascolo? Una valutazione. È un ambiente straordinariamente lindo, bonito, e che tiene una potenzialità produttiva molto alta. E con il lavoro che abbiamo fatto questi due giorni, sono sicuro che può migliorare molto, soprattutto corregir alcuni errori storici che hay non solamente in Italia, ma in tutto il mondo. Perché hay un problema de paradigma de la agronomía que está en juego, y el paradigma está equivocado a partir de un principio equivocado, y ahora nosotros estamos trabajando no solamente en Italia, pero en España, en Francia y también en otros países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, en fin, en muchos países del mundo, exactamente llevando este mensaje de básicamente un mensaje de vida. Messaggio di vita. Un messaggio di vita, sì. E ossia, che noi nos preoccupiamo molto con il miglioramento delle condizioni del suelo, per tener a partir delle condizioni del suelo una condizione saludable de los productos del suelo. Ossia, oggi la gente sta comiendo alimentos con muchos venenos, y nosotros proponemos una tecnología que no utiliza venenos, y por eso es una tecnología sana, es una tecnología a favor de la vida. Esto es bello, utilizziamo una tecnologia che non produce veleno. Certo, quello che lui ha detto fondamentalmente è che con questa tecnica di utilizzo degli animali e questo corso che abbiamo fatto in questi due giorni, quello che si vuole fare in questo ambiente fantastico, che è un ambiente molto bello e che ha delle potenzialità produttive molto alte, con lavori come questo che stiamo facendo qui in Italia, a Ponzano, in Francia, in Spagna e in altri paesi del mondo, quello che si vuole fare è correggere un errore storico, che non è un errore che viene da ieri, ma viene da molto tempo indietro, di un paradigma sbagliato. Il paradigma è quello dell'utilizzo di prodotti agrochimici e di veleni per produrre i nostri alimenti, mentre qui stiamo dimostrando che si può produrre alimenti sani a partire da un suolo sano e che vanno ad alimentare animali e persone sane. Soltanto in questo modo è possibile avere un'agricoltura fatta di speranza e di prospettive per il futuro. Dunque, speranza, prospettive per il futuro, vediamo gli animali, anche loro sono contenti, vediamo le mucche, sono contenti anche loro. Sì, perché gli animali vivono con molta comida, sì. E una comida che noi chiamiamo razionale, perché la conduzione del manejo, dell'uso del pasto è fatto per l'umano, non è l'animale che dice lo che va a comer. Noi indichiamo il cammino di quello che devono comer esattamente per che tengano una condizione di salute molto alta. Ora, è molto importante considerare che i costi, quando lavoriamo con principi sani, sono molto più bassi. Eso significa que los productores que quieren hacer y que entren en este tipo de producción
sia per la produzione del ganado sia per la produzione del grano, sin toccare il suolo con la labranza zero, ossia sin muovere il suolo, questo produce un costo di produzione molto più basso. Entonces reduce, aumenta il livello di ganancia del produttore, che è lo che nos interessa. Nosotros queremos que los productores agrícolas sean gente felices, gente próspera, gente que tenga la alegría como condizione di vita. Dunque, fare l'agricoltore deve essere anche allegria, allegria, una condizione di vita, mi sembra. Sì, dice che questi animali sono contenti perché hanno da mangiare, è un cibo che gli stiamo fornendo noi, le stiamo indirizzando attraverso un pascolamento razionale, non sciolte e libere per la montagna in cui loro hanno la possibilità di scegliere, quindi in questo modo degradano anche molto i pascoli. Gli animali sono felici, però nell'agricoltura, dice il professore, devono essere felici anche le persone, producendo, facendo un'agricoltura sana, un'agricoltura equilibrata, allora anche il contadino che lavora a favore della natura ha costi di produzione inferiori e quindi ovviamente anche dal punto di vista economico è più soddisfatto e più contento. Miguel, tu sei un giovane, sei venuto in questo paradiso, un paradiso che magari non è che c'è tutti gli angeli, tocca anche lavorare, qua, insomma, lavorare, però hai intrapreso un cammino, credo che sia veramente, come diceva il professore, che può portare anche alla felicità. Beh, credo che quando il lavoro coincide con la passione, con la famiglia, con gli affetti, sì. quando io queste terre le amo perché le ho vissute anche da bambino. Sì. Tularu è il nome dell'azienda e sì. Tularu l'abbiamo chiamato così perché era il richiamo con cui la nostra nonna, quando proprio in questi pascoli si faceva la finagione, qua c'erano 4-5 famiglie dei dintorni che si univano tutti insieme e ci si aiutava a vicenda. E quando era ora di pranzo non c'erano i telefoni, lei dal casale che chiamava, chiamava Tularu, faceva Tularu, diceva così, perché si sente bene, come uno yodel. Allora voi andavate. E andavamo a pranzo e noi da bambini, eravamo una quindicina di bambini, era bellissimo, era un momento stupendo, dove era anche un momento importante, poi abbiamo capito da più grandi, che anche per i grandi era un momento importante perché ci si organizzava, si decidevano i lavori da fare e i bambini giocavano e crescevano felici, e quel richiamo a un momento bello di condivisione è proprio quello che vogliamo fare con questa terra. Vogliamo creare un momento bello di condivisione come questo. È stato un momento bellissimo in cui persone un po' da tutta Italia, con persone anche che vengono da fuori, da tutto il mondo, si incontrano e parlano di un futuro e condividono veramente un futuro migliore. Esatto, quello che ci piace fare, e per questo il lavoro poi pesa molto meno. Gianni Donati. Buonasera, io sono Gianni Donati, il consulente in organizzazione aziendale dell'azienda Valle Santa di Rieti. Valle Santa già dà il senso, eh? Sì, Valle Santa è un'azienda che coltiva, alleva bovini, bufalini, trasforma il latte, trasforma la carne e distribuisce porta a porta, principalmente nel centro Italia e soprattutto a Roma. E sono stato veramente contento di essere stato invitato a frequentare questo bellissimo corso. È stato utile perché per voi? Ecco. Io ritengo che è una grandissima opportunità proprio per impostare le nostre aziende che sono gestite in modo convenzionale, ma trasformarle con questo nuovo sistema, chiamiamolo così, di agricoltura organica in cui credo fermamente. E quindi ho già chiesto al professore se ci farà tutto il progetto per trasformare l'azienda Valle Santa, Valle Santa in Valle Santissima. In Valle Santissima, con questo nuovo sistema sì. Sì. Di gestire le aziende veramente senza l'utilizzo di questi veleni, di questi concimi. Dobbiamo cambiare sistema. È stato veramente un piacere, ringrazio veramente questi ragazzi che mi hanno invitato e che hanno tanta passione, e soprattutto il professore che ci ha dato l'onore di regalarci ancora il suo tempo alla sua età.
Michele, ecco, noi siamo saliti sul pick up aziendale, ecco, e vogliamo un po' raccontare questa, ecco, quanto terreno avete al pascolo? Al pascolo sono circa una decina di ettari più i 25 di bosco. E abbiamo messo come terreno seminativo, qua adesso vedremo il campo di biancola, abbiamo recuperato i semi antichi che si mettevano qua una volta, che erano adatti a questi terreni, che resistevano e che producevano bene senza una agricoltura di, esatto, semi di, proprio, di veleni. Sì, come avete, per ritrovare questi semi, come... Siamo andati in giro per le campagne, l'abbiamo ritrovati, la biancola nello specifico, a Racino c'è una bellissima realtà di diversi produttori che stanno facendo un bellissimo lavoro, e abbiamo ritrovato il grano Rieti addirittura da persone che lo utilizzano in Emilia Romagna e che l'avevano recuperato proprio dall'istituto del germoplasma di Bari. Ci siamo fatti dare il seme e abbiamo riportato il grano Rieti a Rieti. Quella, la biancola, è un grano di montagna qua del centro Italia, è imparentato con la solina abruzzese, ma appunto è una, ci sono molte poesie, molti stornelli reatini proprio in dialetto reatino sulla biancola, sulla bontà del pane di biancola. Stornelli, pure qualcuno vorrebbe pure cantarlo. lo faremo alla festa della mietitura 8, 9, 10 luglio. 8, 9, 10 luglio, diciamo anche ai nostri telespettatori, venite qua con il serricchio, noi ne abbiamo 20, se avete il vostro portatelo, ci saranno dei maestri mietitori. Il serricchio, cioè, sarebbe la falce. Il serricchio, sì. Per fare i covoni e poi trebbiarli con la trebbia che verrà, la trebbia fermo, col fascione, col trattore, come si faceva una volta. Lo facciamo in collaborazione con un campo di volontariato internazionale, ragazzi che vengono da tutto il mondo, un campo scout anche che viene dal Belgio, di 10 ragazzi, e tutte le persone che vorranno venire. Dunque, Tula Roo sta diventando internazionale, pensate un po', in un luogo che per trovarlo, vabbè, si fa presto, da Rieti in 15 minuti si arriva. Sì, sì, 15 minuti, adesso hanno asfaltato la strada della Madonna dei Balzi e se da una parte si arriva molto più agevolmente, dall'altra certo è molto più raggiungibile, quindi ecco, speriamo che si mantenga comunque l'equilibrio di una natura incontaminata, che è sicuramente il punto di forza fondamentale. Allora, vediamo un po', con Matteo, eccoci, puoi dire un po', ecco, raccontici un po' di questo verde, di queste erbe. Sì, vabbè, qui diciamo la caratteristica di questi pascoli è la grandissima ricchezza, la grandissima varietà di specie differenti. Ci sono tantissime specie che hanno un grandissimo valore foraggero, abbiamo l'erba mazzolina, abbiamo il loietto, abbiamo il bromus fra le graminacee e sì, poi abbiamo tantissime leguminose, la lupinella molto tipica di queste zone, il trifoglio pratense, il trifoglio bianco, il trifoglio squarroso, abbiamo alcune mediche annuali, quindi veramente abbiamo la piantaggine, quindi veramente c'è una grandissima varietà di specie, abbiamo molte piante aromatiche, odorose come il timo. Ma si sente il profumo qua, veramente le senti, c'è il timo, c'è la menta, ci sono veramente tante specie che danno all'erba un sapore fantastico, un aroma fantastico, e questo sapore e questi aromi li ritroviamo poi nei prodotti che ci vengono che vengono da questo territorio. Ecco, quindi voglio chiedere a Michele, sì, ecco, con questi animali fate anche del formaggio? Non ancora, l'idea, loro sono animali molto abituati alla libertà, quindi non si fanno mungere, non ancora, ci proveremo in futuro, perché secondo me ne vale la pena proprio per questi profumi di cui parlava Matteo. Per adesso facciamo carne e 100% pascolo, quindi utilizzando solo il pascolo e di queste montagne, appunto, senza ulteriori mangimi. Il pascolo è fieno d'inverno, naturalmente. Matteo? Questa è una parcella in cui abbiamo pascolato per un paio di giorni e volevo farvi vedere proprio la caratteristica di questo, sì, di questo pascolamento razionale. In pratica si mette un grande carico di animali in uno spazio abbastanza ristretto, in modo che gli animali mangino tutto quello che hanno a disposizione. Sì. Questo, tanti animali in uno spazio ristretto, fa in modo che anche tante cacche vengano sparse, esatto, in questo pascolo, e questo è un ottimo concime.
guarda la differenza fra quello che è stato pascolato fino a quella linea lì e quello che non è stato pascolato. È molto importante vedere questa differenza. Gli animali ogni giorno o ogni due giorni al massimo vengono mossi e quindi pian piano in piccole parcelle vengono spostati, e questo significa utilizzare al meglio la risorsa foraggera che abbiamo a disposizione qui a Ponzano. Con Elisabetta Della Valle, agronoma, agronoma. Viene da Bologna. Bologna. È arrivata in questo paradiso, lo possiamo dire? Molto. Tularu è un paradiso, ci dica cosa ha imparato. Beh, sono tecniche che di nome conoscevo, però io, anche se non mi occupo direttamente di zootecnia, comunque siccome mi occupo di sistemi ambientali sostenibili, progettazione di ambienti umani sostenibili, anche legati all'agricoltura, poi essendo agronomo è un sistema che secondo me comunque va conosciuto. Possiamo riportare questo ambiente in un ambiente umano sostenibile? Beh, sicuramente sì, anche perché offre il vantaggio che è sostenibile, sì, però abbiamo anche un'abbondante produzione, cioè non è destinato soltanto alla nicchia, cioè l'azienda confinata di autoproduzione, ma può essere, è una tecnica che può essere spendibile, utilizzata anche per grandi produzioni. Si può fare un'azienda che fa anche produzione, certo, e pure felice, come e economicamente vantaggiosa, secondo me, c'è una cosa da proporre sicuramente. Lo proporrà lei magari su? Sì, infatti questo è uno dei motivi per cui sono venuta anche qui, perché forse insomma ci sono delle cose che stanno partendo in questo senso, mi interessava sapere un po' di più di questa tecnica. E vogliamo chiudere questa giornata che abbiamo passato e abbiamo imparato noi tante cose, sì, perché questo pascolo veramente umano, dove tutti quanti siamo più umani e più felici se riusciamo a far pascolare gli animali, vivere con loro. Ah beh, sì. E con Susanna, ecco, Susanna De Benedetti, sì, dell'associazione DEAFAL, che sarebbe Delegazione Europea per l'Agricoltura Familiare in Asia, Africa, America Latina. Ecco, ci racconti un po', possiamo chiudere questa giornata, l'importanza di questa giornata con tutti questi corsisti, possiamo dire così? Sì, sono state due giornate molto belle, molto intense, in cui c'è stato molto scambio e abbiamo imparato tanto da un professore che è un grande maestro, e che noi quello che facciamo come DEAFAL, oltre a fare progetti di cooperazione allo sviluppo, e formazione con tecnici nostri italiani, assistenza tecnica, facciamo formazione con professori che arrivano da diverse parti del mondo, perché crediamo che lo scambio dei saperi sia la base e il fondamento di una nuova società, tant'è che la nostra vision è rigenerare i suoli per rigenerare le società. E in questi due giorni io credo che si sia fatto tanto, perché comunque sia se partiamo l'alimentazione è la base della nostra vita. E riuscire a creare animali che stanno bene e generare degli alimenti in una forma sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico, per alimentare le popolazioni, crediamo che sia la base della salute e della felicità. La ringraziamo. Grazie a lei. Grazie, e da Tularu a voi, Vivicità.